Parliamo di un FPS presentato da Namco Bandai nel corso dell'esclusivo Level Up 2011. Si tratta di Body Count, il team di sviluppo che fa capo a Codemasters è al lavoro da 2 anni su questo progetto. Progetto che viene definito All About the Guns, Bullets and Their Effects, ossia tutto basato sulle armi, sui proiettili e sulle loro conseguenze. La particolarità è lo shredding, ossia l'alto grado di distruttibilità dell'ambiente che è parte integrante del gameplay. Un po' in stile Red Faction. Si tratta di uno shooter molto frenetico, basato sul punteggio. Il titolo uscirà nel corso dell'estate su PlayStation 3 e Xbox 360. Ecco Body Count dal Level Up di Dubai. Body Count basically is an attempt. Body Count è il tentativo di creare un gioco che ridefinisca il genere shooter. Per noi tutto ruota intorno alle armi, alla volontà di creare un'esperienza dove premere il grilletto doni una reale sensazione di potenza e controllo. Poi ci sono le conseguenze, ovvero cosa succede quando un proiettile colpisce qualcosa? Da qui la possibilità di distruggere l'ambiente circostante. Una cosa che noi abbiamo chiamato shredding e che in Body Count risulta utile anche in chiave tattica. Abbiamo costruito il gioco così che possiate interagire con gli elementi che coprono pareti o edifici per arrivare fino ai vostri nemici, ma loro potranno fare lo stesso, quindi attenzione! Lo stile di gioco cambia completamente, in particolare il ritmo. Dovrete continuare a muovervi, cercando ripari diversi e stanare i nemici dai propri nascondigli. Un'esperienza nuova e differente. La quantità di shredding varierà da livello a livello, ma le parti più distruttibili saranno le basi dei nemici. I danni saranno incredibilmente realistici. Negli ambienti esterni, lo shredding riguarderà soprattutto le coperture. Non ci interessava l'opportunità di radere al suolo un edificio pezzo per pezzo e trasformare le mappe in cumuli di macerie. Volevamo piuttosto creare nuovi passaggi e nuove opportunità, permettendo ai giocatori di creare i propri percorsi attraverso la mappa. Una cosa che ha comportato certamente una grande sfida per noi. Il fatto che le mappe siano così aperte e non lineari e la possibilità di attraversare interi edifici dona però a questo titolo un ritmo tutto suo. Nel gioco vestirete i panni di un ex membro delle forze speciali, reclutato da un'organizzazione chiamata Network. All'inizio penserete di essere eroi in una guerra giusta, ma poi vi accorgerete che c'è qualcosa sotto e scoprirete il coinvolgimento di un'altra fazione che sarà il vostro vero nemico. Il gioco è diviso in 3 atti, il primo e più grande ambientato in Africa, il secondo in Estremo Oriente e il terzo su un'isola artificiale costruita per la demolizione delle navi, che è anche la roccaforte del nemico. Le location e le situazioni non sono basate su luoghi o eventi reali, abbiamo introdotto elementi che potessero risultare nuovi e diversi. Durante la campagna single player al giocatore verranno forniti diversi upgrade, stessa cosa in multiplayer ma in forma leggermente diversa. Ne esistono 4 categorie, munizioni esplosive in grado di portare gli effetti dello shredding sul corpo dei nemici, adrenalina per avere maggiore resistenza e velocità, radar per vedere meglio il nemico e ottenere un vantaggio tattico e infine il più importante, bombardamento aereo, utile per liberare il campo di battaglia se state per essere sopraffatti. Se pensate di approcciare il gioco alla corri e spara, finirete a terra piuttosto rapidamente. In Body Count dovrete invece cercare riparo e studiare il campo di battaglia per individuare un vantaggio tattico. Le mappe sono aperte, quindi potrete affrontare gli scontri a fuoco in modi molto diversi tra loro, specialmente se vi troverete nel mezzo di una battaglia tra esercito e milizia. Studiate l'angolo di attacco con molta attenzione. Il multiplayer di Body Count supporterà fino a 12 giocatori in combattimenti a squadre e tutti contro tutti. Le mappe saranno piuttosto piccole per massimizzare gli effetti dello shredding, e 12 giocatori ci è sembrato il numero adatto. Ci sarà poi una modalità ad ondate, non basata sulla campagna single player, in cui in collaborazione con un altro giocatore dovrete difendervi dagli attacchi nemici. La durata della campagna in singolo si aggirerà sulle 8 ore, ma questo dipenderà anche dal modo in cui deciderete di giocare. Se sarete dei perfezionisti e vorrete ottenere il massimo, allora ci vorrà molto più tempo, ma potrete anche affrontare il gioco più liberamente. Tutto dipenderà dal vostro approccio.